Buongiorno cari amici e cari concittadini di Campobello di Mazara. Oggi siamo qui in una struttura che è stata portata allo sfacello negli anni e anni addietro. E oggi voglio farvi verificare cosa è successo in questa struttura dedicata a Callaberto della Chiesa, al generale Callaberto della Chiesa, che è stato ucciso dalla mafia. E proprio questo voglio oggi condividere con voi: un bene sequestrato alla mafia che oggi si trova in condizioni pessime, disastrose. I vandali hanno fatto di tutto per distruggerlo. Ora entriamo dentro e a poco verificheremo questi danni che ci sono in questi tre centri. Dal primo voglio iniziare con questo qua che si trova a Tre Fontane, dedicato al generale, ripeto, Callaberto della Chiesa. Poi andremo nella seconda struttura, dedicata a Pio La Torre. E per finire all'ultima struttura, che è stata definita nel periodo del commissariamento, nell'anno 2013. Potete osservare benissimo, qua fuori c'era una tettoia tutta in legno, una bellissima tettoia. Oggi vediamo solo tracce di qualche trave. Entriamo all'interno e verifichiamo lo stato di abbandono di queste strutture. Questa era una sala ricreativa, perché questo centro è stato destinato agli extracomunitari. Oggi si trova senza illuminazione, con i fili tranciati, con i quadri smontati. Entriamo da questa parte, qua c'erano porte, c'erano finestre, lampadai, c'era praticamente tutto, era tutto arredato. Oggi c'è il nulla, il disastro più totale. Vogliamo da questa parte, i bagni sono in maniera proprio, non si può neanche dimostrare quello che c'è qua all'interno di questi bagni. Vedete voi stessi con i vostri occhi. C'erano bagni per il portatore di handicap, docce. Questo è il risultato della politica. Questo è il risultato della mala politica. Guardate, tutti questi sfracelli di gabinetti rotti, scaldabagni che non esistono più. Forse è rimasto ancora qualche lampadaio. Forse. Che da qui a presto le romperanno sicuramente. Porte, finestre, lasciate all'abbandono più assoluto. E questo, quello che noi diciamo, la lotta alla mafia. E questo è un bene così importante che viene distrutto. Qua siamo ora all'esterno della struttura stata finanziata dal Ministero degli Interni. Ecco cosa vedete voi stesse, lo stato di abbandono delle frattaglie. Guardate lo stato di abbandono completo di questo bene comune, di questo grande patrimonio. Poi racconteremo i vari passaggi per la costruzione di questi beni, quante cose abbiamo fatto nel passato che oggi sono distrutti, ma chi oggi ha fatto questo dovrà pagare. Perché ognuno si deve prendere le proprie responsabilità. Ognuno che ha colpa deve pagare, ma non per un fatto economico, ma per un fatto morale. Per un fatto morale, perché la mafia non si combatte con le passeggiate o con le passerelle. La mafia si combatte con le prove, con i dati di fatto, con le cose che si creano. Oggi io sono qui e sto mettendo la mia di faccia. Sto mettendo la mia di faccia
a 360 gradi, perché io non ho paura. E quando una persona non ha paura, rischia anche la sua vita. E questo voglio dare, essere il simbolo della lotta contro la mafia, di iniziare questa grande battaglia di chi che nel 2013 era qui presente nella commissione prefettizia che ha commissariato questo comune. Poi, a distanza degli anni, la Cassazione ha dato il suo verdetto e ha liberato la città di Campobello di Mazara da quell'ingiuria, da quel timbro che gli avevano messo. Vengono qui la commissione prefettizia e la prima cosa che fanno, tolgono la videosorveglianza, perché in questa struttura, come nelle altre strutture, c'era la videosorveglianza. Era un deterrente per i vandali, per i ladri, per tutti chi si avvicinava a queste strutture. Nell'amministrazione dove io ero partecipe, prima da consigliere comunale e poi da assessore dopo, questa struttura è stata affidata alla stazione Afalac di Santa Ninfa, dove qua doveva nascere un centro di extracomunitari. Questa struttura viveva, era nella fioritura, e loro hanno fatto sì che oggi, con queste scene che verifichiamo, all'abbandono più assoluto, all'istruzione di un bene comune, oggi portato a queste condizioni. Era l'anno 2006, quando lo Stato sequestra i beni alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara. Dal 2006, fino al 2006 il nulla più totale. Dal 2006 con l'amministrazione dove io facevo parte si è subito identificato come zona agricola questi terreni sequestrati alla mafia. E in fretta e in furia abbiamo presentato una variante urbanistica in consiglio comunale che da agricolo, terreno agricolo, è diventato terreno per strutture ricettive. E quindi la corsa all'assessorato per far sì che adottavano questa variante al piano. E così fu. Abbiamo avuto l'ok da parte della regione siciliana e da lì i finanziamenti per la realizzazione di 3 centri. Uno dedicato al generale della Chiesa, l'altro a Pio La Torre. Alla fine termineremo il nostro percorso con l'ultima struttura che è stata definita nel periodo del commissariamento. Andremo ora nella seconda struttura, quella dedicata a Pio La Torre. Quella seconda struttura, sempre noi l'avevamo affidata all'Associazione Misericordia di Alcamo. Poi successivamente l'abbiamo ridata al centro AIAS di Marsala, completo di videosorveglianza. Anche quella è nelle stesse condizioni di questa. Ora andremo a vedere e verifichiamo con i nostri occhi quello che è successo in quella seconda struttura. Cari amici, adesso ci troviamo nell'altra seconda struttura, quella che noi abbiamo dedicato a Pio La Torre. Anche qui si ripete la stessa cosa. Anche qui depredata dai vandali. E quello che non è depredato è stato distrutto. E questo è un segnale forte che ci danno. Questo è un segnale, nel gergo dire della mafia, o noi o nessuno. E lì dobbiamo battere noi. E lì ci dobbiamo fare forza. A dare un corpo definitivo, di riprendere quello che è dello Stato. E questo bene è un bene dello Stato che è stato finanziato dal Ministero degli Interni. È lì che noi dobbiamo attivarci, a far sì che queste strutture ritornano quello che erano una volta, quello dove è stato affidato ad un'altra associazione.
E questo è il mio augurio, e questo io ho un appello che io dico e che io oggi voglio denunciare. Signor Prefetto, Sua Eccellenza, intervenga su questi beni sequestrati alla mafia. Lei è la carica più alta e io è a lei che mi rivolgo, a Sua Eccellenza il Prefetto, al neo prefetto, prefetto Priolo, che io avrò il piacere nei prossimi giorni di avere un appuntamento con lei per parlare di questi beni sequestrati alla mafia, che sotto la dirigenza della Commissione Prefettizia è arrivata in queste condizioni. Perché nell'amministrazione dove io facevo parte, da consigliere comunale, abbiamo finito questi beni in maniera eccellente. Oggi ci ritroviamo in una bruttura totale. Caro Sindaco Castiglione, è un appello che faccio pure a te. Non facciamo la lotta alla mafia di passerella, di targhe, facciamo una lotta alla mafia concreta. Io ci sono e dico a te con tutta l'amministrazione, se vuoi essere dalla mia parte contro la mafia, io sono qui, dato che in questi 2 anni della tua amministrazione comunale non hai fatto nulla, ma neanche sai come sono combinati questi beni qua. Caro Sindaco Castiglione, io sono qui disponibile a combattere e a riprendere questi beni e affidarli all'associazione, con la speranza che il prossimo anno, capisco le difficoltà che ci sono, ma il prossimo anno rivedere queste strutture dello Stato, queste strutture nostre realizzate di nuovo come erano prima. Caro Castiglione, datti una mossa e non essere dormiente nelle cose importanti come questa e come la lotta alla mafia, e di ripristinare la videosorveglianza, che è un deterrente per gente del malaffare. In questa città ci sono stati tantissimi attentati. Quando c'è la videosorveglianza gli attentati erano diminuiti. Era questo che noi vogliamo fare. E mi ripeto, in una commissione che viene a Campobello di Mazara per mettere la legalità in questo paese, additando i cittadini campobellesi come mafiosi, e poi oggi costato lo stato di abbandono di queste strutture, chi deve venire a legalizzare il comune? Allora mi domando, la legalità come si fa? Con le parole? Io mi rivolgerò anche alla Corte dei Conti, perché chi ha prodotto questo danno debba pagare. Non deve essere i cittadini di Campobello a pagarne, certamente. È bastato già che siamo stati additati come mafiosi. E poi il riscatto del sindaco Caravà, che la Cassazione non solo lo assolve, ma entra nel merito, dicendo proprio che il sindaco Caravà non doveva essere arrestato e che in un'Italia democratica prima si devono avere le prove e poi le condanne. Ora facciamo un giro per questa struttura e vi rendete conto di quello che c'è. E inoltre, a finire, voglio fare un appello agli imprenditori, alle associazioni, ai cittadini, di essere tutti uniti, perché vedo la gente che è rassegnata,
Capisco un'amministrazione di questo tipo, che la gente si rassegna, che non va al comune, perché quando neanche più una pacca gli possono dare, perché l'unica cosa che sanno dire è: non ci sono soldi. Sindaco Castiglione, scende nelle vie del paese, perché oggi la gente non sa neanche se è il sindaco della città. Giriamo quest'altro bene confiscato alla mafia. Poi da questa parte, coraggio, ancora qui ci sono le porte, qualche porta c'è, ma vedo che sono distrutte completamente l'impianto elettrico. Qui ci devono essere i bagni, tutti i lavandini distrutti. Da questo altro bagno per gli handicap allo stesso stato di quello precedente. Questi centri erano delle strutture fiore all'occhiello dell'amministrazione passata, e questo è il risultato che oggi abbiamo visitando queste strutture. Cancelli di protezione distrutti, tolti. Ecco quello che stiamo parlando, della distruzione del denaro pubblico mandato allo sfacelo. Ora andiamo a visitare l'altro centro, quello che si trova in Contrada Cusa. È un agrumeto, sempre sequestrato dalla mafia, è finanziato con soldi del comune di Campobello di Mazara e con soldi della regione Sicilia. Andremo lì a verificare lo stato in cui si trova quell'immobile. Ci troviamo nella terza struttura sequestrata dalla mafia. Anche qui è ben visibile lo stato in cui si trova questo bene. La porta che mancano, la porta quella grande, gli infissi, tutti depredati. Qua fuori c'era una grossissima tettoia che adesso non c'è più. Questa è quella che rimane, l'ultimo tranche di struttura in legno. Ecco, qui era un agrumeto, tutto di arance, limoni, come si vuol dire. Oggi sono tutti gli alberi bruciati, gli alberi di olive, di arance, di limone, tutti bruciati, lasciati nell'abbandono più assoluto. Questo bene è stato finanziato in parte dal comune di Campobello di Mazara e in parte dalla regione Sicilia. Oggi ci ritroviamo in queste condizioni. Questo si trova vicino al paese, nella zona Cusa di Campobello di Mazara. Guardate voi stessi. Ora, quanti soldi ci vorranno per portare questa struttura come era prima? Questa era una struttura dedicata ai giovani che volevano immettersi nel mondo del lavoro, che volevano coltivare la terra. Noi questo l'abbiamo fatto e l'abbiamo dimostrato di essere stati capaci. Chi dopo di noi l'ha distrutto? E oggi questo è il risultato, quello che noi oggi con la telecamera firmiamo. Questo oggi è quello che hanno fatto quello dopo di noi, dopo l'amministrazione Caravà. Oggi ci troviamo a fare la storia di questi tre centri. Altri centri importanti che abbiamo sequestrato alla mafia. Oggi dove si trova l'Avis, centro di raccolta sangue, lì l'abbiamo realizzato pure noi, quel centro. È stato affidato all'Avis e grazie a Dio funziona. Sopra il primo piano l'abbiamo affidato all'Uldim di Tramonte, dove oggi funziona, alla CESVOP, diretta da Vito Puccio. Sono delle strutture che abbiamo dato delle associazioni. Se queste strutture
fossero date a delle associazioni, oggi non sarebbero in questo stato di abbandono assoluto. E se allora non avessero tolto quella videosorveglianza, oggi sicuramente questi beni sequestrati alla mafia sarebbero il fiore all'occhiello, sarebbe la nostra forza, col nostro simbolo della lotta alla mafia, sulle prove concrete, sulle cose realizzate, che noi le abbiamo realizzate queste cose. E sì, dal 2003, quando lo Stato ha dato al Comune di Campobello di Mazara questi beni confiscati, dal 2003 al 2006 non hanno fatto nulla. Nel 2006 invece, con l'amministrazione Caravaggio, dove io ero consigliere comunale prima e successivamente assessore, abbiamo fatto in fretta e in furia il cambio di destinazione urbanistica di questi terreni. Da terreni agricoli li abbiamo trasformati in terreni ricettivi. E poi la corsa all'assessorato dell'ambiente. Abbiamo fatto di tutto per far sì che entro il 31 dicembre quei progetti fatti dall'allora quella amministrazione venissero approvati. E così è stato. La nostra forza, la nostra furia, il nostro coraggio di metterci la faccia ha fatto sì che i finanziamenti arrivassero. E da lì abbiamo iniziato la costruzione. Con tanto amore e con tanto affetto l'abbiamo realizzata. I due che abbiamo visti prima, quelli dedicati al generale Calaberto della Chiesa, ucciso dalla mafia, insieme all'altra struttura, quella Pio della Torre, sono stati finanziati con soldi del Ministero degli Interni. Ripeto, e questo finanziati dal Comune di Campobello di Mazara e dalla Regione Sicilia. Oggi siamo qui a constatare il dato dei fatti e i fatti ci danno ragione.